Da ormai parecchi mesi i Pago PA sono entrati nella nostra vita. Ma cosa sono e a cosa servono? Sono un'innovazione o l'ennesima complicazione? Che dire? Scopriamolo insieme. Pago PA avrà iniziato a conoscerlo se sei un cliente TIM o Enel. Per dirla in maniera molto grezza, è quel codice QR che trovi allegato alla bolletta al posto del classico bollettino postale. In realtà il sistema PagoPA nasce per creare un canale di pagamento diretto con le pubbliche amministrazioni. Tantissimi comuni italiani lo hanno già adottato e nel medio termine verrà utilizzato anche da tutti gli altri. Esattamente come ti dissi per lo SPID, anche questo strumento entrerà a far parte della nostra quotidianità. Tanto vale iniziare a familiarizzarci. Materialmente il PagoPA è un codice QR che contiene tutti i dati necessari per il pagamento. Lo puoi mostrare al tabaccaio, alle poste o in banca. L'operatore leggerà quel codice e il pagamento sarà effettuato. L'ente creditore registrerà quasi in tempo reale l'avvenuto pagamento e riceverà in un secondo momento il denaro sul proprio conto corrente. Ma cosa c'è di così innovativo in questo sistema? Innanzitutto è rapido e consente di regolarizzare istantaneamente la propria posizione. L'altra innovazione è l'aggiornamento dell'importo al momento del pagamento. Questo significa che in caso di ritardi o di nuovi accordi con il creditore, il sistema provvederà ad aggiornare la cifra da pagare all'istante. Il sistema PagoPA è stato già adottato anche da tantissime scuole che lo usano per le tasse scolastiche, per i buoni mensa, per il pulmino, per le gite e per le varie assicurazioni. Attraverso il sistema Pago in Rete è possibile anche pagare dal proprio PC o dal proprio smartphone, accorpando più transazioni in una sola. Questo permette un notevole risparmio sulle commissioni di pagamento. Per i genitori, utilizzare il PagoPA consente di inserire nella dichiarazione dei redditi le spese scolastiche, senza dover chiedere dichiarazioni specifiche alla segreteria dell'istituto. È una grande comodità, trovi? Devo dire però che alcuni comuni non hanno ben capito che il sistema PagoPA è nato anche per semplificare la vita al cittadino e si ostinano a mandare avvisi di pagamento senza allegare il codice QR. In questo caso è il cittadino che dovrà generarlo in autonomia attraverso il portale del comune per poi pagarlo online o recarsi presso un PSP. I PSP sono gli sportelli abilitati ad incassare il PagoPA. Ricevitorie, tabaccherie, edicole aderenti a Munei o Lispay sono un esempio di PSP. Ma anche banche e poste lo sono. Cosa cambia tra un PSP e l'altro? La commissione. Banca Intesa, ad esempio, chiede 1,50€, Lispay 2,30€ e Munei ben 2,50€. Come ti ho già accennato prima, non è solo la pubblica amministrazione a utilizzare PagoPA. Questo sistema è stato allargato a tutte le aziende che gestiscono servizi pubblici e a tutte le società compartecipate dallo Stato. È proprio per questo che trovi un QR PagoPA anche per le bollette Enel, Eni o Telecom, solo per citarne alcune. Anche questa puntata è quasi terminata, ma prima della citazione a tema, le solite comunicazioni di servizio. Se credi che possa tornare utile a qualcuno e contemporaneamente vuoi supportare attivamente il progetto, sentiti pure libero di condividerla. Non mi offendo, anzi. Se la piattaforma che utilizzi per ascoltarmi lo consente, lascia pure un like e iscriviti. E infine, se questo progetto ti piace, ti aspetto su Telegram per scambiarci pareri e opinioni. Tutte le mie coordinate e le fonti che ho utilizzato le trovi come sempre su tecnoriflessioni.com. La tecnologia è tutto ciò che non c'era quando sei nato. Alan Kay.